buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi faremo un viaggio in quella che è stata la vita, la storia personale e politica di Aldo Moro, dagli albori della politica fino al rapimento e all'uccisione. E poi parleremo anche nella seconda puntata dei processi che poi hanno portato alla condanna di numerosi terroristi. Ne parleremo in studio con il generale Antonio Cornacchia. Buonasera generale, generale dei Carabinieri, lo sottolineo, con l'avvocato Silvia Bartolini, buonasera anche a lei avvocato, e col giudice consigliere della Corte Suprema di Cassazione, Angelo Matteo Socci, ormai il nostro ospite abituale. Ecco, io direi che di partire subito col primo filmato, in realtà che ci resta più tempo anche per discutere di Aldo Moro. Ecco, partiamo col primo filmato. Cinque volte presidente del Consiglio, segretario politico e presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, di cui era stato tra i fondatori e suo rappresentante nella Costituente. Aldo Moro divenne segretario anche della Democrazia Cristiana nel 1959. Più volte ministro, come presidente del Consiglio guidò diversi governi di centro-sinistra nel periodo 1963-1968. Promosse nel periodo 74-76 la cosiddetta strategia dell'attenzione verso il Partito Comunista Italiano. Era nato a Maglie, in provincia di Lecce. Suo padre Renato era un ispettore scolastico, originario di Galatina. La madre, Fida Stinchi, un insegnante elementare di Cosenza. Si diplomò al liceo Archita di Taranto. Poi l'università, a Bari, facoltà di giurisprudenza, dove conseguì la laurea, sotto la guida del professor Biagio Petrocelli, con una tesi sulla capacità giuridica penale. Nel 1939 pubblica la tesi e ottiene la docenza in filosofia del diritto e di politica coloniale nella stessa università pugliese. È il 1941. Nel 1935 entra a far parte della Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Bari. Si segnala ben presto anche a livello nazionale, tanto che nel luglio 1939 viene scelto su consiglio di Monsignor Giovanni Battista Montini, di cui proprio in quegli anni divenne amico, come presidente dell'associazione. Prende i voti nella Fraternità Laica di San Domenico. Mantiene l'incarico fino al 1942. Viene chiamato alle armi, prima come ufficiale di fanteria, poi come commissario nell'aeronautica. Gli successe Giulio Andreotti, che fino ad allora era il direttore della rivista Azione Fucina. Nel 1945 il matrimonio con Eleonora Chiavarelli, scomparsa nel 2010. Ebbe quattro figli, Maria Fida, Anna, Agnese e Giovanni. Nei primi anni 50 venne nominato professore ordinario di diritto penale a Bari. Nel 1963 viene trasferito a Roma in qualità di titolare della cattedra di istituzioni di diritto e di procedura penale presso la facoltà di scienze politiche. Nel settembre 1942, quando la sconfitta del regime fascista era ancora abbastanza lontana, Aldo Moro comincia a incontrarsi clandestinamente con altri esponenti del movimento cattolico nell'abitazione di Giorgio Enrico Falck, noto imprenditore milanese. C'erano anche De Gasperi, Scelba, Piccioni, Gronchi, che provenivano dal disciolto Partito Popolare Italiano di Don Sturzo, ma anche Giulio Andreotti dell'Azione Cattolica, Amintore Fanfani, Giuseppe Dossetti e Paolo Emilio Taviani. Nel marzo 1943 il gruppo si riunisce a Roma, in casa di Giuseppe Spataro. Si approva un documento redatto da De Gasperi, Le idee ricostruttive della Democrazia Cristiana, che viene considerato come l'atto di fondazione ufficiale della Democrazia Cristiana. Moro, in questo nuovo partito, dimostra subito la sua tendenza democratico-sociale. Aderisce alla componente dossettiana che viene considerata comunemente la sinistra DC. Nel 1946 diventa vicepresidente della Democrazia Cristiana e viene eletto nell'Assemblea Costituente, dove entrò a far parte della commissione che si occupò di redigere la Carta Costituzionale. Viene eletto deputato al Parlamento nelle elezioni del 1948, nominato sottosegretario agli esteri nel gabinetto De Gasperi. Nel 1953 viene rieletto alla Camera, ricopre la carica di presidente del gruppo parlamentare democristiano. Nel 1955 diventa ministro di Grazia e Giustizia nel governo Segni. L'anno seguente risulta tra i primi eletti nel Consiglio nazionale del partito durante il sesto congresso nazionale della Democrazia Cristiana. Ministro della Pubblica Istruzione nei due anni seguenti introduce lo studio dell'educazione civica nelle scuole, che dunque dobbiamo ad Aldo Moro. Nel dicembre 1963, Aldo Moro ha 47 anni, diventa presidente del Consiglio,
forma per la prima volta un governo con la presenza di esponenti socialisti. La coalizione regge fino al 1968, ma trova la contrarietà iniziale del presidente della Repubblica, Antonio Segni. Il governo viene battuto sulla discussione del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione. Il presidente del Consiglio rassegnò le dimissioni. Moro in quel periodo diventa presidente per altre due volte. Il governo Moro-Ter batté il record di durata, 833 giorni, uno dei più longevi della Repubblica. Ecco, dottor Socio, inizierei da lei che è un conoscitore della politica italiana, tra le altre cose. Insomma, Moro è una sorta di predestinato della politica, uno tra l'altro tra i padri fondatori della Democrazia Cristiana, tra quelli anche che hanno fatto parte dell'Assemblea Costituente che scrissero la Costituzione italiana. Moro, io lo considero geniale, ho avuto occasione, ho incontrato i suoi scritti perché una delle mie ipotesi della tesi di laurea era sulla suitas della condotta, sulla imputabilità, e abbiamo visto che Aldo Moro ha scritto, e io ho letto i libri di Aldo Moro, e ancora adesso ricordo che erano dei libri di una capacità filosofica e giuridica di livello superiore, è una mente superiore. Naturalmente lui è stato sempre un politico sui generis, un politico è uno statista per certi aspetti, ed essendo uno statista, in una, diciamo così, in un'assenza di figure di statisti in Italia, era anche predestinata a quello che poi è successo dopo. Lui, i suoi atti, la sua politica, la sua scienza, la metteva sempre ed esclusivamente al servizio del paese. Secondo me Aldo Moro è uno di quelli che non ha fatto mai un atto personale o politico che sia un atto che, diciamo così, di benevolenza o di accondiscendenza nei confronti del potere. Lui ha fatto e agito sempre come, diciamo così, come pecora nera, se così si può dire, come indipendente. Ed ecco, la sua forza è questa. La sua forza e forse la sua debolezza, perché poi è stato indicato come... Ma era un politico di razza ed era un politico strategico ed era un politico che pensava al futuro. Non per nulla il primo governo con l'inglobare i socialisti è stato lui, aveva capito che la Democrazia Cristiana non poteva più governare da sola e aveva inglobato una forza che comunque era una forza sociale del paese ed era una forza da considerare forza responsabile di governo, e da allora poi c'è stato tutto lo sviluppo con Craxi eccetera. Avvocato Bartolini, lei sì. È molto più giovane di noi naturalmente. Come ricorda la figura di Aldo Moro? La figura di Aldo Moro effettivamente è stata studiata sui libri di scuola e ci sono stati diversi film e telefilm che hanno ricordato questo personaggio, questo grande statista, il quale chiaramente è stato anche una figura, insomma, che una persona che ha messo al centro la persona proprio, l'uomo, e attento a quella che era la funzione dell'uomo, diciamo che ha anche vissuto un periodo storico dove effettivamente c'era bisogno, insomma, di riportare al centro del mondo la figura dell'uomo, e lui ha fatto questo, ha rimesso, ha dato importanza a quello che erano gli accordi, le trattative, ha cercato insomma di trovare dei punti di incontro. Chiaramente questi aspetti sono stati penalizzanti, nel senso che purtroppo non tutti hanno apprezzato questa sua condotta, questa volontà di voler trovare dei punti di incontro. Generale, lei nella sua lunga carriera ha avuto modo di conoscere l'onorevole Aldo Moro. Ecco, lei come lo ricorda? Prima come politico e poi come uomo. A parte quello che è stata la mia attività di ufficiale di polizia giudiziaria, mi vorrei rifare a una puntualizzazione del consigliere Socci, quanto mai doveroso oggi, quando ha definito Moro uno statista. Come tale io ho ravvisato in lui, perché ho avuto poi di frequentarlo e di conoscerlo, un politico propositivo, innovativo, che pur consapevole che
delle difficoltà insite in quello che è la sua attività, lui appunto come statista, forse, dico forse, che è doveroso mettere questo forse, non si è reso conto che per poter essere propositivo e innovativo o per essere agevolato nella sua azione si sarebbe dovuto trovare in uno Stato, in un'azione, non con la sovranità limitata o condizionata che era l'Italia. Un aspetto questo che ha pesato molto, come poi ha detto anche l'Avvocato Silvio, che ha trovato le sue difficoltà, tant'è che poi le conseguenze le abbiamo constatate, quella della sua eliminazione fisica. Dottor Succi, sembra che già dall'inizio c'è qualche piccola diatriba tra Moro e Andreotti, già dagli albori della politica era un po' come il cane col gatto. Ma sono due politici diversi. Mentre Moro era uno statista che ha preso posizione, ha lavorato, qualsiasi atto che lui ha compiuto per quello che lui vedeva il bene del paese. Andreotti è diverso. Andreotti era un grande mediatore, uno che sostanzialmente prendeva decisioni sistemando un po' tutte le cose non dispiacendo né l'uno né l'altro, un cerchio bottista, se così possiamo dire, per descriverlo in certi aspetti. Sono due modi di fare politica diversi. Naturalmente l'altezza di Moro è superiore per mille aspetti. Come ho detto, io ho visto, quando da 22 anni ho letto il suo libro, ho notato questa grandissima intelligenza, superiore intelligenza. Ma io mi sono meravigliato di fronte a libri giuridici, ma di fronte a libri giuridici di Moro, di Chiovenda, di altri autori, di Calogero, bisogna inchinarsi a questi uomini che hanno... geniali, ecco, sostanzialmente sono uomini geniali, uomini di grande spessore culturale. Ecco, io a questo punto mi fermerei un attimo per la pubblicità, poi riprendiamo fra pochi minuti.